Prince Charles sta mantenendo un silenzio dignitoso sulla sua discussione con il principe Harry, ha affermato un membro reale. Ciò avviene dopo che il principe Harry ha affermato domenica di aver sollevato preoccupazioni su Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, il magnate saudita al centro di un'indagine sulle donazioni all'ente di beneficenza di suo padre. Il principe ha rilasciato la dichiarazione dopo che è stato riferito che ha ricevuto una donazione di 50.000 sterline per la sua beneficenza sentevale da Mr. Mahfouz nel 2013. I commenti, visti come una frecciata a suo padre, hanno visto il principe Harry dichiarare di aver tagliato i ponti con il signor Mahfouz a causa di preoccupazioni per le sue motivazioni, aggiungendo che non era coinvolto in quello che ha definito lo scandalo CBE. Un portavoce del principe ha dichiarato, il duca e i suoi consiglieri, così come la sua organizzazione no profit sentevale, hanno interrotto i legami con Mahfouz e i suoi associati nel 2015, non accettando più ulteriori donazioni a Sentevale e interrompendo qualsiasi piano per un evento di raccolta fondi a causa delle crescenti preoccupazioni sui motivi del suo sostegno. Il duca aveva programmato un incontro con questo donatore quasi 8 anni fa, non lo ha presentato a nessun membro della famiglia reale e ha espresso le sue preoccupazioni per il donatore. È deludente che il Sunday Times, conoscendo tutti i fatti, abbia scelto di incoraggiare la speculazione rimanendo deliberatamente sul vago per cercare di creare un collegamento falsificato tra il duca di Sussex e lo scandalo CBE, di cui non era a conoscenza o coinvolto. In risposta, un amico del principe di Galles ha detto che il futuro re è profondamente scioccato e deluso, ma sta mantenendo un dignitoso silenzio, nel timore che una discussione pubblica possa infliggere danni al suo futuro regno. Secondo la fonte, anche il 73enne reale si trova di fronte a un dilemma, poiché ama moltissimo suo figlio e non avrà un pop con Harry in cambio.